sono importanti, soprattutto perché venivamo qua ogni giorno, ogni due giorni, e quindi è imparato un po' a far parte di noi. Sono successe qua tante cose, abbiamo imparato cose nuove, siamo cresciuti, ci sono venuti i capelli bianchi. Abbiamo incontrato nuovi amici, qualcuno si è innamorato, qualcuno si è sposato, qualcuno ha capito che siamo nella Madonna! E quindi anche se noi ci sposteremo, questo posto resterà sempre nel nostro cuore. Ogni volta che passeremo da qua davanti ci ricorderemo di altre cose. E tanti nostri ricordi sono qua, quindi insomma è un po' triste lasciarlo perché è parte della nostra vita proprio. Ci venivamo così tanto che per me era parte della nostra vita. Secondo me è però quello che ci diciamo. Qualcuno ha fatto proposte di matrimonio anche qua? Io sì. Sei anche noi! L'abbiamo capito! Ma ora l'ho battuta di calcio! E quindi dispiace lasciarlo e magari siamo anche un po' preoccupati, no? Perché andiamo in un posto nuovo, chissà come ci troveremo, però in realtà quello che ci dicevano tutti quando entravano qui era che eravamo una grande famiglia. E noi siamo sempre gli stessi, anche se ci spostiamo in un altro posto. Quindi andremo a creare una nuova famiglia in una casa più bella. Di persone, infatti. E abbiamo avuto un nuovo qui, è arrivata pure questa bella bambina a completare l'associazione. Marco voleva dire anche qualche cosa. Non ho capito per te dopo poco. Una cosa breve. Io mi preparo. Io tengo, guarda. E poi volevo scusate per la mia emozione, ma dovrei dire una molto, allora io sono molto toccante, mi tocca il cuore perché è dispiacevole lasciare questo posto. A me mi dispiace lasciare questo posto perché io ho frequentato la situazione che io sono venuto nel 2016. Io mi ricordo, anzi no, sono diventato stupido. Presidente, riprendi. Un applauso a Marco! Allora, ho tanti ricordi perché ora io ora vengo e mi spiego. Ti spiego tutto. Perché io pure il 23, quando ho fatto il 23 anni ho compiuto, mi avete fatto la festa di compleanno quando c'era Martina, ero nona. Che dire? Un applauso a Marco! Dai, abbiamo fatto la partenza nel 2018, che io sono stato pure in Portogallo, grazie a te agli altri. Ho pure bellissimi ricordi che ho avuto durante
per il mio compleanno, la torta, regali, pensieri di qua, di voi, tutti voi, anche contribuisco a mia madre. Comunque. Abbiamo fatto anche i pensieri di mano, ceramica, anche ringrazio anche la collaborazione Silvia, Laura, Martina, la mia figura, grazie. La mia vita qua conteggiata. Giusto, e poi mi hanno conoscere, come si dice, grazie, ho fatto incontro io a Erika, all'anno nuovo facciamo nuove cose, nuova vita l'anno nuovo. Cose sono passati 15 anni e speriamo di farne ancora più grandi. Grazie sempre a tutti quanti per le cose che mi fanno fare, insomma speriamo di farne ancora di più. Bravo! Però presto cambierà idea. Certo. Dobbiamo organizzare con il pullman, con il pulmino. Dobbiamo organizzare, io sarò l'autista. Io sono l'autista, io mi accompagno io. Io vengo a prendere e vi porto là. Io sono il disabile. Ah, poi a lei vuoi. E lei l'ha visto gli disabili. Presidente, ti fa una cosa lei. Io l'unica cosa che vi posso dire è che non vedo l'ora di iniziare la nuova avventura in via, nella nuova sede. Questo è quanto dico. E presto ci sarà questo giorno. Qualcun altro? Noi come genitori siamo felici di aver fatto questo percorso in questa associazione che, anche se piccola, è enorme.
ha accolto tantissime persone, magari più di quanto ne avrebbe potuto contenere, ha portato avanti tanti progetti, più di quanto ne avrebbe potuto avere, ha portato nuove realtà. E adesso lasciamo un pezzettino di cuore qua, però siamo contenti di fare questa nuova avventura, questo tutto salto. In grande, tutto, ecco questo salto come dice Vincenzo, è concluso. Allora.